Vai, vabbè. Vai. Direttore, un 2-0 che va al di là di quello che abbiamo visto in campo, perché poteva essere una goleata. Sì, insomma, secondo tempo l'abbiamo visto tutti, è successo qualcosa di incredibile, ci siamo divorati ancora una volta a 4 occasioni clamorose, però quello che conta è l'ulteriore 2-0. Se non vado errato, tra l'altro dovremmo anche aver aumentato il vantaggio in classifica, per cui sono 15 punti. Primo tempo non è stata una gran partita da parte nostra, non è facile giocare in questo campo e con una squadra che ritengo sia insomma anche una buona squadra per questo campionato. Poi secondo tempo non c'è stata storia, non siamo stati bravi a triplicare, però insomma poi alla fine prendiamo il 2-0, va bene lo stesso, sono sempre 3 punti. Sì, diciamo, il primo tempo c'è stato il palo loro, poi è stato il gol nostro, forse il secondo tempo si aspettava una reazione diversa da parte loro, però siamo usciti alla distanza come sempre. Sì, il secondo tempo io credo che non ci sia stata più discussione, mentre il primo tempo è stato molto equilibrato e ci stava di tutto. Per fortuna abbiamo fatto un gol con Fedeli, poi il secondo tempo non c'è stata più storia, ma d'altro canto è successo in altre occasioni e dobbiamo essere bravi a mantenere questo tipo di concentrazione, perché ripeto, la gara in avvio non era affatto semplice. Quindi l'importante è che il campionato si accorcia e la classifica si allunga. Sì, siamo qui per questo, perché ormai contiamo, diciamo, come uno quando fa il militare, no? Le giornate che mancano alla fine, perché insomma si può anche dire. E adesso insomma abbiamo 5 turni di vantaggio, ma noi speriamo di allungare ulteriormente, insomma, per farla finita il prima possibile, dai, su. Già domenica prossima a Sant'Elpidio. Appunto, quindi andiamo lì per vincere, come sempre, e sperare di allungare ulteriormente, perché il vantaggio di classifica potrebbe essere un vantaggio per altri discorsi che conoscete bene. Grazie, direttore.